Cosa c'è? Vision Air. Cosa? Vision Air. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Vision Air. Al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Il Taormina Film Fest quest'anno apre all'insegna del coraggio delle donne. Rosario Dawson e Abrima Hervia il 13 giugno riceveranno l'Humanitarian Award per la loro attività con l'impresa sociale Studio 189, che utilizza la moda come agente di cambiamento sociale. Nell'ambito dell'impegno nella lotta contro la violenza sulle donne sarà proiettato il documentario di Cecilia Peck, Brave Miss World, che racconta la storia della modella Linor Abargil, violentata nel 1998 a Milano e poi vincitrice di Miss Mondo. Per la pagina dedicata ai nuovi progetti parliamo di Idris Elba, che sarà il protagonista dell'adattamento cinematografico de L'Alchimista di Paolo Coelho, che verrà diretto dall'attore Laurence Fishburne. L'attore, che qui sarà la sua seconda regia, ha acquistato i diritti del libro nel 2007 e da allora sta cercando di realizzarne un film. L'Alchimista, lo ricordiamo, ha venduto 65 milioni di copie in tutto il mondo ed è stato tradotto in 56 lingue. Restiamo sempre in tema di novità, perché sempre più divi di Hollywood sembrano interessati a progetti made in China. Bruce Willis, ad esempio, è impegnato nelle riprese di un colossal da 56 milioni di dollari che si intitola The Bombing ed è diretto da Xiao Feng. Si tratta di un film in 3D che racconta il bombardamento giapponese sulla città di Chongqing nella Seconda Guerra Mondiale ed uscirà, almeno in Cina, all'inizio dell'anno prossimo, in tempo per il 70° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Pare che Bruce Willis sia molto popolare in Cina. Chiudiamo con una scena da record. Tom Cruise è diventato famoso anche per il fatto di non usare controfigure nei suoi film d'azione. Nel prossimo Mission Impossible Rogue Nation si vedrà una scena in cui l'attore si getta dentro un enorme serbatoio di acqua. Cruise ha rivelato che per aumentare la tensione hanno deciso di girarla con un solo piano sequenza e quindi sarebbe rimasto in apnea per 6 minuti, 6 minuti e mezzo. Se siete curiosi di vedere la scena, però, dovrete aspettare. Il film uscirà nelle sale americane il 31 luglio 2015. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!